La festa degli asili nido comunali, organizzata dal comune per l'imminente arrivo del Natale, ha riunito al Parco della Scienza di Teramo centinaia di bimbi, genitori ed educatrici dell'Accademia di Pollicino, Coccinella, Girasole, Gatto con gli Stivali e Pinocchio. Tutti assieme hanno partecipato con entusiasmo fino al gran finale costituito dall'ingresso di ben quattro babbi e mamme Natale, che hanno distribuito giochi, regali e libri a tutti i piccoli. Nell'aria sono risuonate le note natalizie intonate agli allievi dell'Istituto Musicale Braga, della piccola orchestra della scuola Zippilli e del coro della San Giuseppe. La festa, che si è svolta all'insegna della pace e della tolleranza tra culture e religioni diverse, ha visto la partecipazione del vescovo e dell'imam di Teramo, ancora una volta insieme a testimoniare il grado di integrazione esistente nel territorio teramano con la comunità musulmana. Accanto a loro anche il sindaco Maurizio Brucchi e l'assessore al ramo Piero Romanelli, che hanno augurato a tutti i presenti un felice Natale. Natale è annuncio della pace universale, ha detto nel suo saluto Monsignor Michele Seccia, chiamando accanto a sé l'imam Mustafa Bazzami, che ha poi preso la parola ricordando l'importanza di manifestazioni come questa. In questo momento, come è stato detto anche, è un momento dove viene sottolineata anche l'integrazione come uno strumento importantissimo per le generazioni, non solo quelle di adesso, ma anche quelle del futuro. Quindi la nostra speranza è che questi bambini che studiano insieme, vanno a scuola insieme, vanno all'asilo insieme, a dei bambini che sono diversi, ma loro questa diversità non la vedono. E speriamo che sia tutto, sia da una parte che dall'altra, dei mezzi di arricchimento per il futuro.